Salve mister, io ho due domande molto veloci. La prima, febbraio 2017, Di Francesco, allenatore del Sassuolo, definisce Aquilani un leader in campo, un giocatore molto utile. Oggi in sala stampa ribadisce il concetto e dice Alberto Aquilani è un ottimo allenatore. Questa stima, questo affetto, la lusinga? Se sì, in che termini? La stima che provo nei confronti di Eusebio è molto grande, l'ho avuto a Roma, l'ho avuto a Sassuolo e lo reputo, oltre che un grande allenatore, una bella persona. Quindi non lo sapevo, lo ringrazio e gli auguro veramente tutte le fortune del mondo. La partita di oggi, io direi banalmente, primo tempo un po' più Frosinone, secondo tempo molto Pisa. Ecco, le chiedo cosa è mancato ai suoi, oltre il gol nella ripresa, e cosa eventualmente invece può giovarla per il programma di lavoro futuro che ha visto nel secondo tempo di Frosinone Pisa, mister. Grazie. Ah sì, ho visto anche un discreto primo tempo, giochiamo con una squadra che fa la Serie A e quindi credo che dobbiamo andare a casa con la consapevolezza che se facciamo le cose per bene, che ci crediamo, che facciamo le cose per cui ci alleniamo, ce la possiamo giocare con tutti. Il secondo tempo è stato molto buono, sicuramente quando fai una partita del genere non devi andare a casa contento perché magari è una partita che potevi non perdere, o forse dovevi non perdere per come era andata la dinamica nel secondo tempo, però ti ripeto, siamo soddisfatti di quello che abbiamo visto. Bisogna migliorare, siamo in rodaggio, siamo in fase di mercato, oggi eravamo in pochi, però c'è fiducia. Eccomi, mister Alessandro Andrelli, Radio Day, posso? Sì, no, prego, se guardavo di altro il nostro collega, ma non Ah, ok, no, no, prego, prego. no, c'era un ordine, gli facevo cenno che andava al Ok, secondo. ok. Alessandro Andrelli, Radio Day. A proposito di fiducia, chiaramente l'applauso alla fine dello spicchio di stadio dei tifosi del Pisa è sicuramente qualcosa che in questo periodo, siamo all'11 di agosto, fa piacere. Ecco, a che punto è la squadra al netto di quello che lei ha detto per quello che riguarda il mercato e la stagione? Ma sicuramente fa piacere, sappiamo che abbiamo una tifoseria molto, molto importante e dobbiamo renderla orgogliosa perché come abbiamo visto ci segue ovunque. E la squadra è in costruzione, è una squadra che ha cambiato il chip rispetto all'altro anno, nel senso che le richieste sono diverse, ci sono dei ruoli che nella scorsa stagione non esistevano neanche, quindi sappiamo che dobbiamo fare qualcosa, però la società sta lavorando bene. Sono fiducioso e mi auguro che riusciamo a farlo nel breve tempo possibile, perché poi è una squadra che chiunque entra deve iniziare a lavorare, a capire quello che voglio e ci vuole lavoro. Buonasera mister, ti chiedo una cosa più specifica, ci sei già entrato anche te in questo argomento, probabilmente quello della stoccata finale magari che è mancata, come avevi già detto anche a Como, anche oggi forse è mancato, pur giocando contro una squadra di Serie A, quella freddezza negli ultimi metri. Eh sì, però io credo che non è che sia colpa di uno o dell'altro, credo che già arrivare a concludere così tante volte e alcune ancora anche clamorose vuol dire che il lavoro è stato fatto bene. È ovvio che poi lì l'allenatore entra poco in quel tipo di circostanza, lì è un po' la qualità individuale che deve aumentare, l'asticella si deve alzare. Perché far gol e non far gol cambia, e se pensiamo che non far gol ma tirar bene è la stessa cosa, l'asticella non alziamo mai. Quindi io mi auguro che ci sia un miglioramento mentale, soprattutto da questo punto di vista. Visto che oggi debuttavano, ti chiedo due cose, soprattutto su D'Alessandro, veloce, l'abbiamo visto gli ultimi minuti, e se ti aspetti anche qualcosa dal mercato nei prossimi giorni, se ci sarà qualcosa. Tanto è partito Sibilli. Sì, sono due ragazzi che si sono amalgamati subito, due ragazzi professionali, Veloso lo conosciamo tutti, ci aspettiamo tanto da lui come carisma, come qualità, come spessore, e sono straconvinto che ci darà tutto questo perché oltre ad essere un calciatore importante è un ragazzo veramente serio. E D'Alessandro è arrivato pronto, vuol dire che si è allenato bene, vuol dire che ha fatto le cose bene a Monza e si è allenato 3 volte con noi e oggi ha giocato. Sicuramente è una squadra che deve essere ancora
deve costruirsi ancora, mancano sicuramente dei ruoli, però stiamo lavorando con la società bene, aspettiamo e fiduciosi. Grazie a tutti. Grazie. Matteo Tramoni, Pisa, un buon Pisa che a Frosinone forse meritava qualcosa di più. Sì, è vero che abbiamo fatto una buona partita, anche se siamo secondo me partiti un po' timidi, abbiamo preso questo gol nei primi minuti, però siamo cresciuti nella partita e abbiamo fatto bene, potevamo fare gol, però dobbiamo migliorare su alcune cose, sull'ultimo passaggio e davanti alla porta dobbiamo essere più cattivi. Possiamo dire che il secondo tempo il Pisa ha fatto meglio rispetto al primo, siete cresciuti tutti, anche davanti avete avuto più occasioni. Sì, come ho detto, siamo cresciuti nella partita e nel secondo tempo molto meglio del primo, però dobbiamo fare gol e abbiamo avuto le occasioni, ma le dobbiamo mettere dentro. Mancano 15 giorni all'inizio del campionato, com'è il percorso di questo Pisa, come ti stai trovando e come vedi il lavoro della squadra? Ogni giorno miglioriamo su quelle cose che ci chiede il mister e dobbiamo continuare così. È un peccato comunque di non poter fare la prima giornata del campionato, ma abbiamo comunque una settimana in più per lavorare, per arrivare pronti alla partita contro la Sampdoria. Simone Canestrelli, il fatto di essere arrabbiati per aver perso questa partita significa che Pisa a Frosinone ha fatto bene? Sì, sicuramente siamo abbastanza contenti della prestazione, sapendo ovviamente che dobbiamo migliorare ancora tanto, però come hai detto te siamo arrabbiati perché non meritavamo di perdere secondo me, però purtroppo il campo ha detto questo e dobbiamo lavorare per cercare di portare a casa i risultati che vogliamo. La squadra ha dato segnali di crescita importanti sul piano del palleggio, forse è mancato qualcosa là davanti, anche se insomma l'avversario di fronte è un avversario di un'altra categoria. Sì, affrontavamo come hai detto te una squadra forte che farà la Serie A, che tra una settimana gioca contro il Napoli, campione d'Italia, quindi sì, hai detto bene, ci è mancato un po' di cattiveria sotto porta e siamo stati sfortunati in occasione del gol che abbiamo preso, però sono tutti spunti che ci dicono che possiamo crescere tanto e che dobbiamo farlo in fretta. Fra 15 giorni sarà campionato. Salteremo la prima giornata, andremo poi a esordiremo in casa della Sampdoria. Sì, non vediamo l'ora di misurarci in campionato, abbiamo fatto un buon ritiro, oggi è stata la prima partita ufficiale, comunque abbiamo fatto una buona prestazione e non vediamo l'ora di giocare in uno stadio molto bello contro una squadra forte e quindi siamo impazienti che arrivi il campionato.